puttana! Oh, porca puttana! Porca! Non ce la posso fa! Non ce la posso fa! Qua posso pure strillare perché non ci sta nessuno. Perché ti sei steso? Come, perché? Come cazzo fai a stenderti? Non ti stendevi da miliardi di gare, non ti stendevi. Vaffanculo. Martina, è a meno 13, lo sai? Lo sai che è a meno 13, sì? Lo sai che è a meno 13? Madonna, ma che cazzo è successo sta gara? Pure di tutto. Tu cadi, il Bagnaia cade. E Martin quasi passato da Quartararo. Cioè, ha avuto un problema tecnico. Ha avuto un problema tecnico, Martin, per forza. Perché Quartararo per un attimo è stato secondo. Ha avuto un problema tecnico perché una Yamaha matematicamente non può passare una Ducati. Perché gli dà 20 all'ora in rettilineo. Matematicamente. Poi, vabbè, comunque diciamo questo weekend le Yamaha hanno fatto abbastanza bene. Cioè almeno qualche gioia se la sono presa, come le Honda ufficiali dopo tutto. Marquez è caduto, però Mir, che è un pilota talmente scarso che fa quinto, vuol dire che la Honda oggi ne aveva. Nuovi circuiti, vabbè, quindi c'è posta, cioè, penso sia abbastanza normale ogni tanto che comunque delle case che fanno schifo possano far bene, dai. A parte se da Yamaha e Honda ufficiale, il resto è tutto normale, c'è comunque tutte moto italiane e davanti, sì, mi sembra. E Nakagami anche, vabbè, un po' l'Honda, diciamo. Davanti c'era il solito monopolio Bagnaia Benz Martin. Bezzecchi ha fatto una gara da pelle d'oca, tipo come Acosta oggi. Cioè, porco due, ha dato 6 secondi a Martin. Che, ragazzi, ma avete visto che ha fatto Martin? Cioè, durante una curva, no, subito dopo una curva, stava perdendo terreno con la pancia aperta, con la cerniera aperta della tuta, e se l'è, a 300 orari, questo si è rimesso la tuta a posto. Madonna, cioè, cioè come cazzo hai fatto? Io non ci sarei mai riuscito. Ma poi il coraggio, non si è mai caduto. Vabbè, per questo Quartararo poi infatti è guadagnato su di lui. Ma poi a passarlo non ha senso. Non ha avuto problema tecnico Martin. Per forza. Non esiste. Una Yamaha non può passare una Ducati. È impossibile. Manco se la Ducati, diciamo, gli mettono un ferro dietro, la può passare. È impossibile. E praticamente, cioè, no, ci stavo rimanendo, ci sto rendendo, stavo dicendo che cosa? Dice, tipo una cosa del genere, ho detto, vabbè. E poi che altro è successo? Allora, che peccato per Maverick. Che peccato per Maverick, che è stato preso dalle Aprilia del KTM. Poi è successo un casino in partenza, ha dovuto rimontare, ma ha fatto ottavo. Quindi comunque prestazione abbastanza buona. Sempre forza Maverick. E Aleix, peccato, si è rotto Aleix pure lui. Mezzo di sta stretto oggi, un po', cioè un po' tristi siamo per Bagnaia e per Aleix. Cioè, poteva andare meglio sta gara, meglio, cioè decisamente meglio. Ho visto molte gare, molte altre gare fare meglio Aleix, almeno. Vabbè, l'Aprilia Junior pure male. Sto weekend hanno fatto veramente, sembravano le Honda. Le Honda in tutti gli altri weekend. E poi, che altro manca? No, niente. Le KTM questo weekend non ce n'avevano, però Binder è un fenomeno. Giusto questo mancava. Cioè, che altro potete dire? Cioè, Miller fa schifo. Non è un pilota che comunque è andato abbastanza in crisi pure lui, eh. Cioè, non è che fa schifo, poverino, però in questo periodo fa schifo. Non dico che nella sua carriera fa schifo. Paralizzo gara per gara, signori. E vabbè. È andata così. Meno 13 Martina, meno 13, ragazzi. Io che pensavo che Bagnaia poteva stravincere il titolo 3-4 gare prima. Quante, no, devo vedere quante cazzo di gare mancano, perché 13 punti non sono nulla. Nulla. Non sono nulla 13 punti. Io ho paura, mamma, ho paura. Ma non sia mai Martina strappa il titolo mondiale a Bagnaia. Aiuto, aiuto, aiuto. Mannaggia la miseria. Vabbè, raga, vediamo alla prossima come va. Spero che tutto torni alla normalità, che le Honda restano dove cazzo stanno, le Yamaha pure, che le Ducati vincano e basta, che stravincano e basta. Questo voglio, perché così almeno Bagnaia
può ritornare un po' su. Cioè, che cazzo dico pure, Martin c'ha la Ducati. Però, diciamo, sto weekend. Vabbè, in effetti non c'entrava nulla, vabbè, non fa niente. Ciao, ciao ragazzi, ciao, alla prossima. Ho detto tutto.